7 ottobre 1783. A Santa Maria Nova, l'ospedale che a quel punto diventa il vero ospedale del centro storico di Firenze, si vara il nuovo regolamento. È un passo storico, probabilmente la prima vera riforma sanitaria che viene fatta, in quel caso in un granducato di Toscana guidato da Pietro Leopoldo, in tutta Europa. Perché si dà razionalità, si dà impostazione ben precisa a quello che deve essere la sanità del nuovo corso. E l'illuminismo chiede razionalità, chiede modernità e a Firenze si imbocca questa strada. L'artefice politico è sempre Pietro Leopoldo, il grande ispiratore di un illuminismo tradotto in buon governo. Ma da un punto di vista tecnico-sanitario è Antonio Cocchi, un medico di grandissimo spessore, importanza, nato a Borgo San Lorenzo, che opera a Firenze. Quando arriva il regolamento è già morto, ma è lui che l'ha varato, voluto, ricercato. Quali le novità? Innanzitutto, fino a quel momento, i presidi ospedalieri erano, centro di raccolta di tutto ciò che era disagio. Ci stava il pellegrino che passava 2 o 3 giorni nel suo passaggio nella città, ci andava l'invalido per una semplice possibilità di stare in un luogo dove poteva quantomeno essere guardato in quello che era il suo stato, ci stava il malato cronico, ci stava il disabile di mente. E invece con questo regolamento si concentra l'attività dell'ospedale nella diagnosi, nella cura, nella riabilitazione e conseguente si svolge un'attività che è solo quella tipicamente sanitaria. Naturalmente erano 6 presidi nel centro storico, tutti vengono unificati a Santa Maria Nova, dove oggi vi è l'ospedale. Solo i malati di mente saranno invece concentrati a Bonifazio, dove oggi è la questura. E questa razionalità del nuovo intervento con il regolamento di Santa Maria Nuova porta a creare le condizioni per le professionalità e le specialistiche del sistema sanitario. Oggi quel sistema pare scontato, ma allora fu la vera innovazione e l'anno dopo, ad esempio, fu questo regolamento varato per Siena e poi per le altre città della Toscana e fu imitato in tutta Europa. Insomma, nell'epoca di Pietro Leopoldo di Lorena, la Toscana seppe caratterizzarsi non solo per l'abolizione della pena di morte e della tortura, ma anche per tante altre riforme, compresa la riforma sanitaria.